cognizione. E questo qua è andato avanti. Sì, gli avevo portato anche le varie fasi, non so se Sì, fosse sì, 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 sì. interessato. Allora. Perché è un risultato questo importante e ha richiesto quanto di lavoro? Quanto tempo? Tante notti, non so tante dire, notti. non so dire effettivamente quante, però è stato un bel lavoro, ma... Guardate prove che ha fatto. Sì, questa qui è la valvola che hanno sì, brevettato a Brescia, l'Isinnova. E questi qua sono tutti gli sviluppi che ho fatto io in collaborazione con l'Obiettivo Ippocrate. Questo qui era il primo prototipo pensato per poterci alloggiare due filtri, uno in entrata e uno in uscita, però appunto facendo la prova, quindi filtro reale, Sì. Nel momento dell'installazione del filtro in uscita, qua si vede Sì. la fase di prototipazione per tutte queste lineette, Ho capito. e quindi inserendo il filtro è leggermente conico alla fine. Perfetto. Quindi andava a spingere Sì. questo La massa. condotto, Sì. e questo condotto qua si aprirà. Quindi abbiamo pensato di passare a un condotto d'uscita sempre inclinato, e abbiamo visto che è stata una scelta saggia, azzeccata, e questo qua è un prototipo, si vede che ha un colore diverso perché differisce dalla mancanza del fondo e permette di capire la distinzione dei tre canali. Cioè, i due canali esterni sono di Sì. output, mentre questi qua sono di input. Input di E si entrata. vede il bypass, perché immaginando il coperchio Sì, sul della maschera, fondo, certo. qua si può chiaramente notare il passaggio dell'aria tra i due Tra i due condotti. condotti. Esatto. E Bene. quindi questo qua è un Questo, e poi è prototipo. arrivato anche quello, Dopo, però. questo qui è lo sviluppo con i tubi, soprattutto Sì. quello d'uscita conico, cioè qua la parte conica, e qua abbiamo rimodellato, cioè rimodellato Sì, il pezzo questo della pezzo canna. del gancio, insomma. E alla fine siamo Esatto. arrivati E alla quindi fine al siamo prodotto arrivati al finale. prodotto finale, che come puoi notare ha dei Dimensioni. diametri di tubi diversi, perché in questo caso il filtro veniva inserito, Sì. quindi il filtro andava proprio dentro a questo dispositivo, mentre in questo caso qui il filtro viene incastrato nella parte Sì, esterna. sì, 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 In sì. questo modo la struttura è più resistente, perché sfrutta appunto bene tutte le fibre. Sì. Quindi un grande lavoro che è iniziato quando? È nato tutto dalla sfida con la mamma, Ah, la signora, sì. venga, venga, signora. Che aveva visto il post su Facebook di questa valvola, appunto, che è quella là di Brescia, e mi aveva chiesto se ero in grado di produrre nel mio garage con la mia stampantina questa cosa. Io ho provato, siamo riusciti nell'intento, e abbiamo quindi mandato giù a Brescia 30 esemplari di queste valvole. Appunto, dopo mamma lavora al centro antidiabetico a Venezia Sì. Civile, ed è stata a contatto con la dottoressa Con la dottoressa Gottardo, una Sì, diabetologa, sì, 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 e sì, sì. tramite la dottoressa Gottardo è stato messo in comunicazione Alessio con il dottor Zambon dell'obiettivo Ippocrate, e da lì È nato ogni tutto giorno lo è nato il sviluppo, tutto, diciamo. c'è stato questo collegamento tra la parte di modello di realizzazione con la parte di prova nei effettivi campi di Sì, applicazione sì, sì, sì. di queste. Bene, quindi è un onore per noi averti. Anche per Anche noi. per noi, forse. E quindi vedete un lavoro di un ingegnere giovanissimo che, come dire, si è applicato per dare una risposta importante in questa fase, appunto, di epidemia del coronavirus, e trova delle soluzioni, come dire, altre rispetto Sì, a quelle non che sono sono le. certamente canali ufficiali, ma Sì, però sono insomma. emergenziali, ecco. Sono canali emergenziali, giustamente soluzioni emergenziali che in caso di Certo. emergenza possono essere effettivamente usati e dare quindi.